Se utilizzo l'auto di servizio, commetto io autista un illecito? Ecco, io credo che prima di ragionare di questo ci sia un ragionamento superiore da fare. Cioè, se tu sei un autista e c'è una persona malata al tuo interno, ti dovresti porre il problema del fatto che tu, se non la soccorri, stai omettendo l'atto di soccorso e quindi è un'omissione di soccorso dovuta. E quindi, se tu autista ritieni che debba essere trasportato in ospedale immediatamente e tu sei vicino all'ospedale, piuttosto che perdere il tempo a chiamare l'ambulanza, lo porti in ospedale, perché se invece ti fermi, chiami l'ambulanza e evidentemente non sei stato in grado di soccorrere la persona nella maniera adeguata, io credo che tu autista ti poni nella condizione di aver fatto un'omissione di soccorso, che credo che sia un reato molto più grave rispetto all'abuso di un automezzo di servizio. Grazie collega Cecconi, non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione. 1.39 Soria, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Chi non riesce a votare? Caso. Castelli. Di Vita. Bene. Grillo. Chi altro? Cominardi ha votato. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 112 favorevoli, 274 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo all'1.24 Soria, il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Carocci. Bordo Franco, Formisano, Malisani, Moscat, Peluffo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 113 favorevoli, 283 contrari, la Camera respinge. Approfitto per un lieto annuncio: il collega Fraccaro ha avuto una figlia che si chiama Beatrice, il collega Del Grosso una figlia che si chiama Emi. Gli auguri della Presidenza ai colleghi e alle loro consorti. Adesso andiamo all'1.25 Sorial, parere contro la Tuca, prego. Solo per una rapida precisazione, Presidente, la disciplina del comma 3 di questo primo articolo è una disciplina che è già presente nel nostro ordinamento, contenuta nel DPCM del 2014. Abbiamo colto l'occasione di questa legge per elevare la stessa disciplina naturalmente a rango di norma primaria, quindi non abbiamo inventato nulla. Il reato di peculato d'uso è previsto dall'articolo 314, comma secondo del codice penale, da qualche anno mi risulta, e la disciplina delle modalità di utilizzo è già presente nel nostro ordinamento.